Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e che succede ogni martedì? Esce un nuovo video delle Makeup Angels, un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Per questa settimana abbiamo deciso di fare un video che io ho visto sinceramente da Giulia Cova, dalla nostra makeup artist preferita, ed era l'ossessione proprio di quei prodotti che ti ossessionano e che compreresti in svariati colori, svariate misure, svariate in tutto e per tutto, perché sono quelle ossessioni che quando li vedi dice non mi serve, però la voglio acquistare. Ebbene, io vi farò vedere alcune di delle cose, diciamo, che vi posso proporre, perché io come ossessione ne ho abbastanza e li vedete spesso nei miei video. Inizio per quanto riguarda il make-up, andiamo da make-up e altre cose. Inizio con il make-up e la mia ossessione, la vedete spesso nei video, sono i pennelli. Io ho un'ossessione matta per i pennelli. Si è appena suicidato un cilindro con dei pennelli all'interno. Io sono molto ossessionata dai pennelli, qualsiasi forma, qualsiasi genere, più colorati sono meglio è. Per quanto riguarda pennelli ne ho tantissimi, vi vorrei fare un video a proposito per quanto riguarda i pennelli, perché veramente ne ho tantissimi di vari tipi, vari set, molto colorati, anche semplici. Ho preso quelli di Essence delle Principesse, questi sono quelli di Beauty Bay, che ho acquistato da Beauty Bay. Ho acquistato vari set, poi mi sono stati regalati anche quelli di Nabla, spoiler. Questi ad esempio sono dei set bellissimi per quanto riguarda i pennelli, e veramente in caso vi farò proprio un video per quanto riguarda i pennelli, perché veramente ne ho tantissimi. Questi ve li sto facendo vedere perché sono diciamo quelli messi qui vicino a me, perché sennò veramente dovrei prendervi tutta la mia makeup collection. Questi sono tutti i pennelli, forse è caduto qualcosa, boh. Questi sono i pennelli, sono uno più bello dell'altro, morbidissimi, veramente di una morbidezza pazzesca, e io faccio la collezione direttamente dei pennelli perché ne vado veramente pazza, ed è una cosa che io adoro in assoluto, sono i pennelli. Cambiamo genere e vi parlo delle bevande. Allora, io ho un piccolo difetto, uno dei tanti difetti che ho è che non bevo per niente, quindi cerco di farmi delle tisane, sia drenanti, sia per, diciamo, digestive, di tanti tipi. E per riuscire a bere e riuscire, diciamo, a stimolare il mio beveraggio, diciamo così, mi scuso per l'abbigliamento e tutto, ma non mi sono truccata, nel senso, ho messo un lip gloss della MAC e un mascara e un po' di blush, perché sinceramente non sto bene di... cioè, non ho niente, però non mi sento un granché, quindi non mi andava di truccarmi. Allora, vi stavo parlando di bere. Per quanto riguarda il beveraggio, io sono in fissa, è proprio la mia ossessione, dove vado devo acquistarne alcune, non dico una ma alcune, e sono di queste, di questi bicchieri in modo particolare, perché oltre che hanno questa ghiera tutta zigrinata, che fa sì che il prodotto, diciamo, anche se questa è ceramica, che il prodotto non si riscaldi e quindi si può tenere in mano. Ovviamente sono i bicchieri così in ceramica per bere tisane, tè, quello che volete, e io ne ho di vari tipi. Questi sono alcuni di quelli che posseggo, queste sono altre. E poi andiamo sempre nello stesso genere, che sarebbe così, e poi andiamo in questa che è da Tiger, che l'ho acquistata da Tiger ma è soltanto da collezione, perché questa l'ho provata e sinceramente non è molto ermetica, quindi non è l'ideale, ma la mia preferita è questa qui,
perché mi piace tantissimo il fatto che è blu, quindi il mio colore preferito, e poi è molto carina. Questa è una tazza leggermente più piccola delle altre, però devo dire che mi piace. Io ho questa ossessione di queste tazze, quindi da qualsiasi parte io vado, che sia da Tiger, da Maison du Monde o da qualsiasi altra parte, se trovo delle tazze particolari e che mi piacciono, io le acquisto subito. Poi, un'altra mia fissa, non è del momento, ma è una fissa che io ho. Mi sono innamorata dei braccialetti della Ops. Della Ops si chiama? Sì, vero? No, quella era della Ops. Dell'Obag, scusate. I braccialettini, quelli dell'Obag, che sarebbero questi a forma di fiore. A me i fiori non piacciono, ma mi piacciono tantissimo questi braccialetti. Li utilizzo di più in estate o quando uscivo, li mettevo in base all'outfit che io utilizzavo per quel giorno. E mi piacciono tantissimo perché sono morbidi, non strappano i peli, perché io ho i peli nelle braccia. Ve li faccio vedere. Non so se si vede, vabbè, per adesso ho la pelle screpolata, lasciate perdere, comunque c'è tatuaggi miei figli. E niente, quindi. Oltre ad avere questi tipi di bracciale che mi piacciono tantissimo, io utilizzo questi qui della Obag e poi utilizzo questi qui, sempre in base a come sono vestita, della Ops. Io ne vado pazza di questi bracciali perché mi piacciono proprio il rumore che fanno e tutto, e quindi ne acquisto di tutti i colori e vi faccio proprio una carrellata per quanto riguarda i colori questi qua della Obag, perché la mia ossessione è di averli tutti. E quindi li ho presi direttamente tutti perché mi piacciono troppo, troppissimo, troppino. Un'altra cosa che vi faccio vedere è, ve lo faccio vedere in esposizione perché non li prendo perché cioè, ci metto troppo tempo nel prenderle e tutto. Vi parlo delle Beauty Blender. Allora, la mia è un'ossessione pazzesca per le spugnette, mi piacciono tantissimo, le mie preferite sono quelle le blender proprio originali, ma mi piacciono anche quelle della Real Techniques perché sono molto molto morbide, anche se ultimamente sto utilizzando quelli di quella marca che ha fatto acquistare Giulia Cova, che sarebbero queste qui. Queste le ho prese su Amazon, sinceramente il costo è bassissimo e sono ottime anche queste spugnette. Io ne faccio la collezione, ho quelle di Essence, Allora, ho quelle di Essence, quelle di Real Techniques, ho quelle di Nabla. Di Fenty, se non mi sbaglio, comunque a me piacciono tantissimo e quindi le colleziono ed è un'ossessione che ho per le spugnette. Io quando vedo spugnette le acquisto subito. Infatti, anche la mia migliore amica, appena vede spugnette, si mette lì davanti per non farmele acquistare in primis. Un'altra mia ossessione, è veramente un'ossessione, è quando guardo specialmente il sito di Sephora, è la cosa che guardo di più in assoluto, sono i prodotti in mini taglia. Sono fissata con questi prodotti in mini taglia, infatti li acquisto spesso perché proprio mi piace il fatto che quel prodotto è mini, la cipria mini, il mascara mini, il fondotinta mini. Mi piacciono tantissimo, proprio il fatto di essere mini, l'ombretto mini, il blush, il contouring, la qualsiasi cosa, basta che sia mini, a me fa impazzire. L'unica cosa che non colleziono, ad esempio, che non è una mia ossessione, sono i profumi, ma quello l'ho ceduto alla mia migliore amica perché è lei quella che colleziona i mini profumi. Per quanto riguarda le mini taglie, poi ci possiamo spostare benissimo con i cofanetti oppure i mini set di prodotti, e questo sempre mi allaccio a Sephora perché è una cosa che fa, cioè io acquisto sinceramente solo da Sephora, e sono questi mini set dove troviamo tipo per quanto riguarda diciamo la skincare. A me piacciono tantissimo questi prodotti perché in questi set puoi acquistare tipo che so i 3 step per la detersione oppure per la skincare, e ci sono vari prodotti che ti danno diciamo la probabilità di provare, non la probabilità, scusate,
ti danno l'opportunità di provare determinati prodotti che non sai se sono adatti a te oppure no. E questa è una cosa molto ma molto utile perché spesso diciamo acquistiamo prodotti. Io ad esempio ho acquistato il fondotinta piccolino Io ad esempio ho acquistato i fondotinta quelli mini di Essence perché sinceramente non azzeccavo mai il colore del fondotinta. E quindi cosa ho deciso? Ho deciso di acquistare direttamente il set con le 12 colorazioni, così di avere l'opportunità di provare i fondotinta e di acquistare la full size e di essere, diciamo, sicura del mio colore. Un'altra mia ossessione sono i balsami labbra. Io ce l'ho di vari tipi. Quelli che vi faccio vedere sono quelli della EOS perché sono messi in esposizione qua sopra, perché tutti gli altri ce l'ho in qualsiasi borsa. Io vado, tipo io esco, ce l'ho in qualsiasi borsa. Perché io sotto nella mia stanza ne ho 4 che faccio diciamo a ruota, li inserisco nella mia borsa. Nel comodino ce n'è un altro, nel bagno ce n'è un altro, in cucina ce n'è un altro e qui nella postazione ce ne ho altri. Questo perché io utilizzo tantissimo i balsami labbra perché ho sempre le labbra screpolate e siccome è una cosa che mi dà fastidio, io ce l'ho persino nell'accappatoio, nella vestaglia che io utilizzo per stare a casa, ce l'ho persino dentro la tasca della vestaglia. Figuratevi che ce l'ho anche nella macchina della mia amica perché se andiamo in giro io devo avere il balsamo labbra. Una volta me lo sono dimenticato, siamo andati alla ricerca di un rifornimento di benzina e mentre eravamo lì gli ho detto comprami subito un burro cacao perché ho le labbra screpolate al massimo. Io stavo soffrendo, proprio per me è una sofferenza atroce non avere un balsamo labbra a portata di mano. Quindi na 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 na. Poi un'altra ossessione che ho proprio di recente sono gli anelli. Mi vedete spesso con gli anelli, prima li portavo anche al pollice, quelli ce l'ho sotto, sinceramente mi sono dimenticata di salirli. Comunque io ho tantissimi anelli e di più diciamo mi piacciono quelli di Pandora, che sono tipo questo qui intrecciato, i cuori intrecciati, questo che è a forma di cuore, me l'hanno regalato i miei figli per i miei 40 anni, cioè l'anno scorso, quest'altro è di Pandora, ne ho tantissimi e vi faccio vedere proprio questa carrellata di anelli e ne ho acquistati altri ovviamente. Faccio la collezione, mi piace perché ho un'ossessione. Io quando guardo i siti, la cosa che guardo tipo degli accessori, io non guardo né orecchini né niente perché gli orecchini sono questi, non riesco a tenere altri orecchini perché mi danno troppo fastidio e quindi tengo questi sempre, si può dire sempre, tranne che devo fare c'è un evento particolare tipo come i 18 anni di mio figlio e mia sorella che fa gli orecchini. Che se la volete seguire vi metto il link sotto, lei fa degli orecchini pazzeschi, bellissimi e li abbiamo anche regalati, cioè lei li ha regalati, io metto le mani avanti, le ha regalati anche a Sabrina Bambi, infatti lei ha fatto un video e l'ha nominata, io la ringrazio tantissimo perché mia sorella si è emozionata tanto e quindi è rimasta molto molto contenta. Lei fa degli orecchini pazzeschi, bellissimi, figuratevi che una sposa del mio paese l'anno scorso, quando si doveva sposare, ha fatto i vestiti delle damigelle, erano tutte rosse e lei voleva gli orecchini rossi per tutte le damigelle. E mia sorella gliel'ha fatta ed erano bellissime, veramente molto molto belli. Fa delle cose molto particolari. Seguitela perché veramente ne vale la pena. Non perché è mia sorella, ma perché. Non è vero, lei nemmeno lo sa, nemmeno li guarda i video. Comunque, se la volete seguire, seguitela, mi farebbe tanto tanto piacere. E quindi la mia ossessione, veramente un'ossessione, è per quanto riguarda i bracciali e anelli. A me piacciono tantissimo e quindi li posseggo. Un'altra ossessione che ho e che ce l'ho sinceramente
recente, è una cosa recente, sono i cerchietti. Io dove vado, vado, devo andare a vedere i cerchietti, che cerchietti ci sono, che tipologia, diciamo, non mi piacciono quelli semplici, li voglio abbastanza particolari, ad esempio questo con i pomponi è quello il preferito della mia pupilla, di Noemi, quindi gli piace tantissimo quando mi vede con i cerchietti e mi ha fatto un complimento bellissimo l'altro giorno che mi ha fatto letteralmente piangere perché gli ha detto alla mia amica, perché era lei che la riprendeva, dice, io gli parlavo dei cerchietti e lei alla fine ha detto ma la zia è bella lo stesso, quindi mi ha fatto emozionare perché diciamo queste cose di affetto mi aspetto dei miei figli, non della mia nipotina, no? E quindi mi ha fatto emozionare, lei mi vuole bene e quindi io mi emoziono. Non, cioè, sapete quando avete un imprinting con una persona e io ce l'ho con lei. A lei piacciono le stesse cose che piacciono a me, tipo i trucchi, queste cose qua. E mi piace tantissimo che quando fa le foto mi dice, zia, mi posso mettere con le labbra? Le ho detto sì, ok, noi facciamoci la foto. E lei mi fa, sì, zia, ma tu adesso spostati, si deve fare la foto lei stessa. Sono io, quindi. Poi una ragazza gli ha detto, dice, ma guarda, dice, ti assomiglia tantissimo questa bambina. Lei si è girata, zia, mi ha detto che assomiglia a te? Le ha detto sì, è bellissimo. Quindi sapete che mi emoziono. Comunque la mia ossessione è, sono anche i cerchietti. Io dove vado devo trovare un cerchietto particolare, che sia stravagante, che sia d'effetto e che sia anche un pochettino bizzarro. In giro non ne sto trovando più, sinceramente, questi sono gli unici che ho trovato e quindi credo che li comprerò direttamente dall'Express perché so che lì li fanno, cioè ce ne sono tantissimi, ce ne sono di vari modelli, di vari gusti, di vari genere e tutto. Niente, ragazze, questo è tutto per quanto riguarda le mie ossessioni, non direi del periodo, del momento, direi del periodo, direi della vita perché. Veramente ho un'ossessione pazzesca per tutti questi oggetti che vi ho fatto vedere e per darvi, tra virgolette, la prova di tutto questo, vi ho anche messo i video perché nominarvi un piccolo burro cacao o altre cose non ne vale la pena se non vi faccio vedere proprio la realtà delle cose per farvi vedere quanti ne ho veramente. Per quanto riguarda i pennelli, non posso farveli vedere tutti perché oltre che mi sono arrivati quelli di Nabla. Quindi i tre set di Nabla, ho tutti gli altri pennelli, ce l'ho anche sparsi in tutto e per tutto qui nella postazione, cioè non riuscirei mai a farvi vedere un video proprio dove faccio vedere tutti i pennelli, cioè dovrei fare un video proprio apposito per tutti i pennelli, e non so se vi conviene, ci penserò su. Ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Io ovviamente andrò subito a vedere i video delle altre due Angels, quindi il video di Fabiana e di Betty, perché sono molto curiosa di vedere le loro ossessioni quali sono. Sinceramente mi incuriosiscono tantissimo, quindi voglio andare a vedere cosa vi hanno proposto le altre due Angels. Quindi, ragazzi, che dirvi di più? Io vi aspetto in tantissimi nei commenti perché ci tengo tantissimo perché mi piace leggere i vostri commenti e mi piace vedere cosa mi avete scritto, se ci sono, se avete le stesse ossessioni mie, se vi piacciono i cerchietti, le tazze, gli orecchini, qualsiasi cosa che io ho nominato in questo video. Scrivetemi un commentino perché sono contenta di rispondervi e ovviamente basta essere educate. Io per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!